Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Pringy Luca. Ragazzi, oggi sono qui con il mio portatile per parlarvi di una nuova personalizzazione Windows. Molto più colorata la personalizzazione di questo mese. Ho trovato questo sfondo veramente molto molto carino, con base blu e con queste due maschere che si guardano al centro. Mi ricorda un po' quello che è l'album dei Pink Floyd, tra virgolette. Queste due maschere che si guardano al centro mi hanno fatto pensare subito nel voler accentrare tutti quelli che erano i widget in un'unica fase, in un'unica fase dello schermo. Quindi veramente tutto molto organizzato e tutto il resto. L'unica cosa che esce un po' al di fuori è questa scritta Good Night Pringy Luca e tutto il resto, che vi farò vedere tra poco, è possibile anche rimuovere, ma a me piaceva e quindi l'ho lasciata lì. In ogni caso direi di partire con quello che è il widget. Ovviamente è stata realizzata sempre tramite Rammeter. Rammeter è un'applicazione di cui vi ho parlato già nello scorso episodio, vi lascio il link qui in alto nelle schede se ve lo foste persi. Sto cercando di creare una playlist e portarvelo una volta al mese, perché mi piace tantissimo andare a personalizzare tutto quello che è il mio sistema operativo. In ogni caso, come vi dicevo, tramite Rammeter ho utilizzato una singola skin, perché ho trovato questa skin molto colorata che mi piaceva sotto tutti i punti di vista, quindi assolutamente solo quella trovate il link qui sotto in descrizione. Intanto vi ricordo che se non l'avete ancora fatto dovete assolutamente iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like a questo video, e se vi va fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di queste personalizzazioni, e inoltre condividete questo video con i vostri amici in modo tale da far personalizzare i PC ai vostri amici e magari creare una miniserie in futuro con tutte le vostre personalizzazioni. Direi di partire con quella che è la personalizzazione vera e propria. Allora, come vi dicevo, ho creato tutto tramite Rammeter che trovate qui, e come potete notare l'unica skin che ho è questa retro qualcosa con queste lettere un po' strane. In ogni caso qui abbiamo tutti i widget possibili da andare ad installare. Quello che ho fatto io è praticamente inserire il widget della musica. Come potete notare è questo qui. Io, se vado ad aprire molto rapidamente Spotify, una volta messo in play, come potete notare io posso gestire il tutto qui all'esterno. Come potete notare mi dice anche il titolo della canzone stessa, e abbiamo il vocal meter, come vi dicevo poco fa. Il vocal meter non è nient'altro che questa barretta che, quando non si sente assolutamente niente, abbiamo semplicemente una barra lunga e dritta, e abbiamo la possibilità, scusatemi, abbasso un attimino il volume, abbiamo la possibilità di gestire quello che è tutta la nostra riproduzione. Infatti adesso ho messo in pausa, la striscia si è appiattita molto lentamente, si sta appiattendo ancora, in realtà è rimasta un po' di glitch perché appunto sente ancora un pochino di audio dall'interno del dispositivo, e come potete notare in questo momento si è praticamente resa una striscia dritta. Quello che ho fatto è stato anche modificare quelli che sono i colori dei widget, perché qui in basso abbiamo anche tutta questa sfumatura che è possibile colorare in base ai nostri gusti, in base al nostro sfondo e tutto il resto. Infatti se io vado qui in settings, lo vado a caricare, posso andare a modificare i colori di questi ultimi. Io non ho fatto nient'altro che prendere questo, trascinarmelo sul colore che volevo prendere effettivamente, e me lo sono tirato giù veramente molto molto velocemente e creando un colore perfettamente lineare con quello che è lo sfondo. Una volta visto che nella parte alta abbiamo tutta la riproduzione musicale, tutta la fase dedicata alla riproduzione musicale, passiamo a quella bassa. Quella bassa che è dedicata semplicemente a quello che è il calendario, il meteo e tutto il resto. Allora, abbiamo qui al centro il giorno, Tuesday, che è veramente molto carino, con questa grafica e questo carattere molto fumettistico e molto sfumato, veramente mi piace tantissimo. In basso abbiamo l'orario, che come potete notare possiamo anche modificare in 24 ore o 12 ore nella maniera più rapida possibile, e abbiamo in basso il calendario, con il calendario come potete notare qui 19/2019 e il meteo calcolato in base alla nostra area geografica. È possibile calcolare la nostra area geografica modificandola sempre sul widget che vi ho mostrato poco fa, e per il codice della vostra città trovate il link di un sito qui sotto in descrizione dove potete inserire il tutto per avere poi, come potete notare in questo caso, la temperatura di gradi, l'umidità e tutto il resto. Veramente molto carino, molto futuristico e soprattutto molto lineare a quello che è lo sfondo
sfondo centrale. Infine, come ultimo widget che ho aggiunto è quello di questa scritta, che come dicevo poco fa è possibile anche rimuovere, ma a me piaceva e quindi ho deciso di inserirla. Una volta inserita potremo andare a modificare il nostro nome, le dimensioni e tutto il resto, come è possibile farlo anche con la maggior parte dei widget che vedete a schermo. Per quanto riguarda lo sfondo, vi invito a seguirmi sul mio canale Telegram, dove pubblico tutti gli sfondi appunti per le mie personalizzazioni e tante varie altre cose, come lo spamming dei miei video e tutto il resto, in modo tale da non perdervene neanche uno, e quindi andate a seguirmi. Bene ragazzi, questa era la personalizzazione che volevo mostrarvi. Vi raccomando, se volete copiarla trovate il link qui sotto in descrizione per scaricarvi sia la meter che la skin in sé. Detto questo ragazzi, io non faccio altro che salutarvi e dirvi che se non l'avete ancora fatto dovete iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like a questo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video mensile, diciamo tra virgolette, perché a me diverte veramente tanto. Questo è per il mese di dicembre, probabilmente vedremo un episodio per il mese di gennaio, e detto questo io vi saluto e vi dico che noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale YouTube.